Ciao ragazze e bentornate nel mio canale. Oggi tutorial, andremo a realizzare un tutorial in collaborazione con Bibicraft e ho realizzato questo bracciale qui che ho chiamato bracciale Iside. È davvero molto semplice, materiale davvero che abbiamo tutte in casa. Si tratta di cipollottini, rocaille 8.0 e rocaille 11.0. Ovviamente una chiusura e degli anellini e il bracciale è eccolo qui. Sembrano dei piccoli occhietti, un po' geometrico, è semplice nell'esecuzione e adatto anche a chi è alle prime armi. Niente, iniziamo con il tutorial. Il materiale, come vi dicevo prima, è semplicissimo. Andrò a utilizzare i cipollottini che ho ricevuto appunto da Bibicraft. Questo è appunto il codice. Questi sono cipollottini che misurano esattamente 4x3 mm e ce ne servono esattamente 118 pezzi per un bracciale che misura 16 cm. Ovviamente 16 cm mi intendo da qui a qui, poi ovviamente aggiungendo gli anellini, il moschettone o un altro tipo di chiusura può essere adatto a qualsiasi tipo di misura di polso. Poi ci occorrono le perline, io sto utilizzando due colorazioni di 11.0, queste sono perline della Toho e esattamente sto utilizzando le Permanent Finish Galvanized Sweet Blush e poi le Permanent Finish Galvanized Starlight. Sto utilizzando la medesima colorazione anche per le 8.0 e poi per quanto riguarda il moschettone sto utilizzando questo qui sempre di Bibicraft, questo qui è il codice e sono appunto moschettoni in acciaio. Stesso discorso anche per gli anellini, sempre in acciaio, presi sempre dal sito di Bibicraft e giù nell'info box vi linko tutti i link appunto dei prodotti di Bibicraft. L'ago sto utilizzando un pony misura 12 e come filo sto utilizzando il Fireline da 0,15 mm. Allora iniziamo con il tutorial. Inserisco sul mio ago una rocaille 8.0, un cipollottino alternato da una rocaille 11.0, in questo caso è la Sweet Blush, e fate questo alternato per 3 volte in questo modo. Inserite nuovamente una rocaille 8.0 e di nuovo alternate i cipollottini con la rocaille 11.0 per 3 volte. In questo modo. Portate il tutto alla fine del filo. Rientrate nuovamente nella sequenza. E nuovamente nella 8.0 ed ecco qui il primo modulo terminato. Adesso inserite questa sequenza: un cipollottino, una rocaille 11.0 alternato appunto per 3 volte, poi una rocaille 8.0, di nuovo un cipollottino alternato con una rocaille 11.0. Questa qui è la sequenza. Portate il tutto alla fine del filo e rientrate nuovamente nella medesima rocaille 8.0, questa qui. Ed ecco qui la seconda sequenza collegata alla prima. Adesso questa lavorazione dobbiamo esattamente rifarla per 8 volte, quindi risalgo in queste perline qui laterali, queste. Posiziono sempre l'ago nella 8.0, tiro il filo e vado di nuovo ad inserire la medesima sequenza. Questa è sempre la sequenza appunto da inserire e mi rinfilo con l'ago nella 8.0, questa qui. Ed ecco qui il terzo modulino collegato appunto al secondo modulino. Dobbiamo realizzare questo passaggio per altre 7 volte, quindi realizzo questi 7 passaggi e ritorno da voi. Ed ecco qui ho realizzato appunto i miei 10 moduli tutti collegati tra di loro e questo è il risultato. Adesso io mi ritrovo a fuoriuscire esattamente da questa rocaille 8.0 qui in alto, ripasso anche nel cipollotto e nella rocaille questa qui rosa. Inserite una rocaille 11.0 oro e inserite l'ago esattamente in questa rocaille qui rosa parallela, questa qui, in questo modo. Ripassate nuovamente nella rocaille 11.0 appena inserita oro.
e rientrate con l'ago nella rocaille 110 nel cipollottino e nella rocaille 110 rosa andando verso il basso. E tirate bene il filo e questo è il risultato. Nuovamente vado a ripetere questo passaggio, quindi una rocaille 110, rientro solamente nella rocaille 110 parallela rosa andando verso l'alto. Ripassate con l'ago nella rocaille appena inserita e passate con l'ago nella rocaille 110 nel cipollottino in basso e anche nella 8-0, giro il lavoro per comodità, e anche nel cipollottino e nella rocaille 110 che vengono subito dopo. Vedete, questo è al momento il lavoro e vado a ripetere nuovamente questo passaggio anche per i moduli successivi. Questo è il risultato dopo aver inserito tutte le rocaille 110 centrali. Ed ecco qui. Adesso mi ritrovo esattamente a fuoriuscire da questa rocaille qui 80 qui in alto. Inserite 7 rocaille 110 sul vostro ago oro e rientrate nuovamente nella rocaille 80 in direzione opposta. Questo appunto sarà l'anellino che poi ospiterà o il moschettone o gli anellini quelli per di congiunzione. Adesso inserite l'ago soltanto nel cipollottino, questo qui nel lato. Giro il lavoro per comodità, inserite esattamente una rocaille 80, un cipollottino, una rocaille 110 rosa, un cipollottino e una rocaille 80. Questa qui è appunto la sequenza. Saltate la rocaille 110, il cipollottino, la rocaille 110 e rientrate direttamente nell'ultimo cipollottino della prima sequenza e tirate il filo. Vedete? Ripassate nella 80 centrale, ripassate anche nel primo cipollottino e inserite nuovamente la sequenza: una rocaille 80, un cipollottino, una rocaille 110 rosa, un cipollottino e una rocaille 80. Saltate ovviamente sempre queste tre e inserite l'ago nell'ultimo cipollottino. E inserite l'ago anche nella 80 centrale. Questo è il risultato, vedete? Andremo ad inserire appunto queste sequenze una volta a destra e una volta a sinistra, a seconda della lavorazione, e poi una volta arrivati qui alla fine, alla 80, inseriremo appunto le 7 rocaille 110 per creare anche da quest'altro lato l'asolina e poi andare a rifare il medesimo passaggio ovviamente nei lati questi qui dove non è presente la sequenza. Io realizzo questi due passaggi e ritorno da voi con il bracciale con tutte le ondine completate, sia dal lato destro e sia dal lato sinistro del bracciale. Ed ecco qui come risulta adesso il bracciale con il primo passaggio terminato, vedete? Ho inserito l'ultima sequenza, mi sono infilata nel cipollottino e nella 80, ho inserito appunto le 7 rocaille 110 per creare anche da questo lato l'asolina e poi ho infilato il mio ago esattamente in questo cipollottino dall'altro lato per poi andare a fare la medesima lavorazione in questi punti qui vacanti. Eseguo questo passaggio e ritorno da voi. Ed ecco qui il secondo passaggio terminato. Questo qui è il bracciale. Adesso non ci resta che realizzare un ultimo passaggio per completare il nostro bracciale Iside. L'ultima sequenza inserita è questa qui. Mi sono rinfilata appunto nel cipollottino, nella rocaille 80, in tutta questa sequenza qui fino a questo cipollottino qui. A questo punto vado ad inserire una rocaille 110 oro, un cipollottino e una rocaille 110 oro. Questa è la sequenza, io fuoriesco appunto da questo cipollottino qui e inserisco l'ago in questo cipollottino e nella rocaille 110 rosa. Vedete in questi due e ripasso anche in questo cipollottino qui laterale. Per andare ad inserire nuovamente la sequenza di una rocaille 110, un cipollottino e una rocaille 110 e di nuovo rinfilo l'ago nel cipollotto
un attimino che infilo l'ago, ecco qui, nel cipollotto, nella rocaille 110 rosa e nel cipollotto. Di nuovo la sequenza, una rocaille 110, un cipollotto e una rocaille 110 e rivado nuovamente in queste tre, nel cipollotto, nella rocaille 110 e nel cipollotto. E tiro bene il filo, vedete, in questo modo. Ovviamente questa sequenza vado a rifarla sia per questo lato e anche per l'altro. Per l'altro lato è sempre semplicissimo, basta inserire la sequenza in questo punto, infilare l'ago nel cipollotto, perlina, cipollotto, e anche nella rocaille 80, cipollotto, rocaille 80, per andare ovviamente a ripassare l'ago in questo punto qui e rifare nuovamente i medesimi passaggi. Io inserisco questa sequenza in tutto il bracciale e ritorno da voi con il bracciale Iside completato. Ed ecco qui il bracciale Iside completato. Ovviamente una volta inserite le sequenze da entrambi i lati, ho ripassato con l'ago e con il filo nella lavorazione senza inserire alcuna perlina e tagliare il filo in eccesso. Infine ho aggiunto un anellino e moschettone da un lato e invece dall'altra parte soltanto degli anellini. Voi volendo potete aggiungere anche una chiusura particolare o una chiusura a calamita, perché no, qualsiasi tipologia di chiusura è adatta al bracciale. Se il tutorial è stato di tuo gradimento, lasciami un like e condividi il video con le tue amiche creative. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi tutorial. Ciao!